tutti i bacioni enormi dalla vostra Nika. Altro video Play With Me, un'altra settimana è passata e adesso ormai siamo proprio dentro a dicembre, ormai il mese di Natale. Allora, la settimana scorsa chi non si ricorda magari o chi magari non l'ha visto, non lo so, era fatto la decorazione Lily e il Vagabondo. Invece questa settimana andrò a fare la decorazione Barbie schiaccianoci, così ho ripreso anche un attimino il tema danza che mi è stato richiesto e l'ho messo dentro in questo modo qua, dato che siamo appunto nel mese di Natale, mi andava di fare appunto il tema schiaccianoci e danza, perché comunque è una cosa natalizia, non potevo fare il tema danza normale, ma siamo appunto nel mese e le decorazioni adesso saranno quelle di Natale. Perciò ho scelto Barbie qui, lo schiaccianoci, che comunque è una ballerina, fa la danza e ecco, insomma, avete capito. Poi andremo a fare i saluti, poi vi farò vedere due o tre cosine proprio. Che ho due numeri che ho preso da Tiger perché ci sono andata per il Black Friday, ma dopo vi racconto perché delusione unica, però ho preso due cosine già che ero lì. E questa appunto è la settimana che va dal 2 all'8, perciò andiamo nella festa dell'Immacolata e ormai Natale è alle porte. Allora andiamo a segnare i giorni. L'uoscì che ho usato è questo qua, con tutte queste palline di Natale. Ho scelto questo intanto, le palline di Natale, perché comunque siamo nella prima settimana effettiva di dicembre. Non mi andava di mettere già Babbo Natalini, cose così. Ho scelto questo perché comunque c'è chi in questa settimana comincia, magari io l'ho fatto anche qualche giorno fa, è già fatto tutto l'addobbo di Natale in casa, che non sono tantissime cose, però abbiamo tutte le nostre. E c'è chi appunto lo fa l'Immacolata come usanza, e le palline sono addobbi, c'è chi fa l'albero questa settimana, il presepe, tutte le cose. Allora mi andava di fare, ho preso questo qua, che ho preso da AliExpress, insomma, con tutte queste palline natalizie. Andiamo a segnare i giorni. Poi, 3, martedì. Poi 4 mercoledì, 5 giovedì, 6 venerdì, 7 sabato, ok. Poi vi faccio vedere gli sticker che ho stampato sempre da Pinterest perché non ne avevo giustamente a quel tema, li ho presi da lì. E l'8 è domenica e è il mio sperato sempre meritato relax, non è la mia. Ok. Aspettate che prendo un pastello. Eccolo qua. Metto sopra di qua perché è un po' ruvidino qua, se no mi lascia le righine. Poi non si colora bene. Ho scelto il verde perché ho detto, vabbè, dai, il verde è un colore un po'. Questo bello acceso. Sarebbe il verde un po' più scuro, colore natalizio. Ho detto, vabbè. E infatti anche la penna ho usato questa. Un po' di verde c'è dentro nel washi, perciò siamo a posto. Eccoci qua. Coloriamo e poi andiamo ad attaccare i nostri sticheronzi. Allora, così. E gli sticker sono un po' tutti questi qua. Aspettate che ci sono anche questi piccolini, che se non li perdo. Allora, abbiamo le due ballerine. Qua le due sono una diversa dall'altra, vabbè, pazienza, ma ce n'era un giro un altro, mi pare. No, siamo qua e basta. Ok, allora andiamo, cominciamo ad attaccare prima di tutto lei qua. Ok, aspettate, ce la posso fare, eh? Ecco qua. Nostre belle ballerine. Poi io attaccherei lui qua, che richiama il suo colore. Poi andrei con lui qui così. O altrimenti così e così. Sì, facciamo così e così, perché poi dopo quelle piccole decorazioni le attacchiamo nei lati. Lei è
mettiamo qua così e lui lo mettiamo qua. Aspettate che adesso lo attacchiamo così. Poi avevo fatto due stelline qua, due palline per richiamare il... Ah, eccole qua le altre palline, vedete che ci sono. Ah, devo attaccare lui, che c'è un altro schiaccianoci. E lo mettiamo qua così. Ho messo via le carte, la tumierina. Poi metterei l'alberello qua sull'otto, perché comunque vi ho detto, tanti lo fanno come tradizione l'otto, l'albero. C'è chi invece l'ha già fatto a fine novembre, l'ultima settimana di novembre. C'è chi è già preparato, per carità, ognuno fa quello che vuole, però tanti so che la tradizione è quella. Fatemi sapere poi se avete già addobbato. Noi sì, perché ho detto, ascolta, non aspettiamo tanto. Ecco qua. Qui attacchiamo. E questo lo attaccherei qua così. Poi vediamo un attimino le palline. Queste qua piccoline, che tanto qua è un po' già un po' più pieno, le metterei qua così. Poi sì, è un po' semplice, perché comunque non è che abbiano dentro di quei colori, però gli sticker che c'erano in giro erano questi da poter stampare. Io non ne avevo di miei, poi da settimana prossima andiamo con le decorazioni, quelle del Natale, vere e proprie, si inizia. E quest'altra stellina qua la mettiamo di qua, dove c'è lui, perché sennò non c'ha nessuno questo. Allora, aspettate, che qua è sempre un po' complicato. Ecco qua. Uffi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Pazienza, i miei video sono interminabili, lo so. Ecco qua. Poi avete visto che il giveaway è arrivato? Avete visto? Partecipate in tanti, eh? Che fino all'11 avete tempo, fino alle 18, ve lo ricordo, di sera dell'11. Poi si chiuderà. L'estrazione verrà fatta alle 20, ve lo ricordo. Sì, io ho qua video agenda. Se adesso andiamo a fare i saluti, sempre la solita solfa, la solita storia. Se non siete nei saluti, riscrivetemelo, riditemelo, che ve lo sarete nei prossimi, del prossimo lunedì, che li faccio sempre nel video agenda. E poi in settimana non perdetevi gli altri miei video, logicamente. Adesso andiamo a fare un attimino i saluti. Aspetta, la mettiamo la decorazione nell'agenda, che ormai sta scoppiando. Che devo aprirla così per forza, per tenere schiacciato, perché è un macello, ogni volta scoppiano fuori tutti i fogli. Ok, eccoci qua. E questa è la decorazione nel mio segnalibro. Andiamo a fare i saluti. Ok, allora devo salutare Agnese e Pietro, ciao, Sofia, ciao, Mary96, ciao, Gavino, ciao, Camilla Giornelli, ciao, Ilenia, ciao, Cecia, ciao, Tilde, ciao, Melissa Caponetto, ciao, Maria Luisa Carbone, ciao, poi Marina di Querceta, ciao, che il suo compleanno è il 6, tanti auguri, poi Sara, ma non so che non si fa in anticipo, però posso farteli adesso, auguri, poi Sara Magnanti, ciao, poi Giorgia Monguzzi, ciao, che il suo compleanno è il 3, anche a te in anticipo, tanti auguri, poi Mary Me, ciao, Mary Me, sì, Giulia Fiore, ciao, poi Francesca e la piccola Titti, ciao, poi Desire Giannino, ciao, poi Lara e la sua sorellina Matilde, ciao, spero di non aver dimenticato nessuno, se no sarà il prossimo lunedì. Adesso vi faccio vedere, poi vi lascio andare, due cosine che ho preso da Tiger. Ho preso questa scatolina, se non sbaglio 2 euro, che si apre così, c'è dentro la silicia qua, che mi serve per un regalo. E poi ho preso anche il bigliettino, questo qua a 1 euro, a forma di orsettone, orsetto natalizio. Poi altre tre cosine che adesso vi faccio vedere. Una è questa a 1 euro, se non sbaglio, sì, che è questa mega bustona. Sì, che poi vabbè, comunque è un biglietto con busta, penso che il biglietto è proprio questo qua. Adesso andiamo un attimo ad aprirlo, è della collezione ancora, quella lì delle favole. Aspettate,
voglio vedere il serbiglietto, è proprio quello lì del cigno. Sì, ci sono andata proprio il venerdì del Black Friday. Sì, il biglietto è proprio questo, la bustina, carino, dai. Allora, ecco, volevo dirvi, infatti, raccontarvi un attimino, così poi nei commenti mi dite voi se cosa avete trovato. Io ci sono andata venerdì, appunto, per il Black Friday, il venerdì, non so, il classico che è iniziato tutto il Black Friday. Vado in negozio convinta di trovare almeno qualcosina per il Black Friday, anche da Tiger, ho detto, lo faranno sicuramente. Sì, loro l'hanno fatto, era un angolino, un metro per un metro, con quattro cose in croce, e io sono rimasta un pochino male, sinceramente. Ho detto, vabbè, ho preso queste due o tre cose, adesso ne ho ancora due da farvi vedere. E niente, poi quando sono andata alla cassa, gli ho detto, ma del Black Friday cosa avete fatto voi? E la ragazza mi dice, ecco, è l'unfold, e io gli ho detto, ma quell'angolino lì e basta. Mi fa sì, gli ho detto, ah ok, come da dire, che bello schifo, però pensavo facessero, dopo non so, ditemi voi. Io ho visto il video di una ragazza che ha preso proprio il giorno anche lei del Black Friday, poi alla cassa gli hanno regalato un cuscino, ok, sì, ci sta, però non c'era scritto da nessuna parte, a me non mi ha regalato niente, ho preso queste cose, non mi ha regalato niente, dopo non lo so. Sono rimasta un attimino male perché pensavo ci fosse qualcosina in più, non un metro per un metro di scaffale con su delle cose che per me nessuno compra. C'era uno schifo di orologio, non lo so, veramente sta deludendo un po', tra le buste che non ci sono più qua da me, tra non lo so, guarda, mi ha detto che poi adesso arrivano, che le mettono, che sono quelle natalizie, sì, però un po' che me lo dicono e non arrivano più. Sono rimasta delusa col Black Friday da Tiger, davvero tanto. Ho preso queste due robine e poi sono filata via. Allora, queste altre due cosine e poi vi lascio andare. Questi che sono, sapete che io ne uso, li uso tanto, questi qua, che ho quelli, che io ho tutti questi qua, gommolosi da Tiger, che penso ci siano ancora, però stavolta queste avevano le forme un po' diverse, un po' di trenino, nuvoletta, macchinina. Ho detto, beh, fammele prendere, sono diversi, ho detto, beh, prendiamoli. E se non sbaglio 2 euro, sono sempre buoni questi per fare le clip, per fare le cose, per fare tante cose. E poi ho visto questi, mi pare 1 euro, questi tab qua lunghi, che non so, mi piaceva l'idea di metterli anche come segnalibro nella settimana del Natale, dentro nell'agenda, erano molto molto belli. E com'è che li chiamano? Vediamo bene loro come li chiamano. Chiudi pacco, sì, certo, sono chiudi pacco, Nica, logicamente sono chiudi pacco, ma io non li uso come chiudi pacco. E sono questi tab qua ben lunghi, come segnalibro, non mi dispiacciono. E insomma, i miei acquisti del Black Friday sono questi, non c'era nient'altro. Delusione unica, le buste sorpresa non c'erano, speriamo che almeno prima di Natale le mettano. Niente, io vi faccio, fatemi sapere nei commenti cosa avete trovato voi, se siete andati appunto nel venerdì già o sabato o domenica, perché comunque è il weekend del Black Friday, cosa avete trovato. E niente, io vi faccio buona settimana a tutti, col Play With Me vi do appuntamento lunedì prossimo, con gli altri video sempre in settimana, perciò se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la campanellina così non perdete gli altri miei video, che non c'è solo quello del lunedì, ve lo ripeto sempre. Buona settimana a tutti e buona Immacolata. Ciao ciao!